I capitani reggenti, noi sottoscritti cittadini sammarinesi, avvalendoci della facoltà noi riconosciuta dagli statuti e dalle leggi di questa antica Repubblica, ci rivolgiamo a questa eccellentissima reggenza affinché sia sottoposta all'esame del Consiglio Grande Generale la seguente istanza d'arengo. La superstrada che attraversa la nostra Repubblica è percorsa da molti veicoli, nella maggior parte dei casi irrispettosi dei limiti imposti. Abbiamo notato che le strisce pedonali non sono sufficienti a tutelare l'incolumità dei pedoni. Vedi ripetuti incidenti a tal riguardo avvenuti negli ultimi anni. Questo soprattutto a discapito di anziani e bambini. Chiediamo pertanto per l'incolumità della cittadinanza stessa la costruzione di vari passaggi pedonali sopraelevati, situati in vari punti critici lungo il percorso che va da Dogana a Borgo Maggiore, Bar Forcellini. Consapevoli della non favorevole situazione economica nella quale versa la nostra Repubblica in questo momento, consigliamo la progettazione di strutture funzionali e non dispendiose, che crediamo possano salvaguardare la comunità senza intaccare la già gravosa condizione economica, confidando in un favorevole accoglimento della presente istanza d'arengo da parte degli eccellentissimi capitani reggenti e del Consiglio Grande Generale, porgiamo distinti ossequi. Seguono firme. Allora, i pareri delle giunte sono i seguenti. La giunta di Castello di Borgo Maggiore dice: la giunta esprime parere favorevole all'istanza d'arengo numero 13 presentata da cittadini sammarinesi in quanto concorda unanimemente sulla pericolosità della superstrada, soprattutto per i pedoni. Relativamente alla proposta avanzata dai sottoscrittori dell'istanza di costruire passaggi pedonali di costruire passaggi pedonali sopraelevati, codesta giunta ritiene di, vista la maggiore economicità e il minor impatto visivo della realizzazione di sottopassi, optare per quest'ultima proposta. Resta inteso che andrà comunque realizzato dai competenti uffici pubblici un progetto preliminare di fattibilità, individuando i punti maggiormente critici e di maggior affluenza per i pedoni, in accordo con le giunte competenti e con le relative popolazioni. La giunta di Castello di Domagnano dice: la giunta, riunitasi nella serata di martedì 14 luglio 2015, ha deliberato un parere favorevole, in quanto già in passato aveva espresso tale volontà anche su una insistente segnalazione da parte dei cittadini. Il capitano di Castello, grato di tale coinvolgimento, augura a tutti un buon lavoro. La giunta di Castello di Serravalle dice: la giunta prende atto ed esprime parere favorevole valutando in seconda istanza l'ubicazione dei predetti sottopassaggi. Allora, a nome del Governo io vorrei da un lato evidenziare quella che in qualche modo un po' è un'incongruenza nell'istanza d'arengo, cioè gli istanti dicono vogliamo salvaguardare la comunità senza intaccare la già gravosa condizione economica. Qui devo dire solo una cosa: è chiaro che costruire i soprapassi o i sottopassi un costo ce l'ha, quindi il Governo è già impegnato a mettere in sicurezza la superstrada, lo sapete, lo avete visto. Dobbiamo ricordare che in alcune aree della nostra Repubblica il sovrappasso, ad esempio nella zona di Serravalle, c'è già e non è immaginabile che magari si faccia un sovrappasso ogni chilometro, quindi dobbiamo cercare di razionalizzare al massimo gli interventi, anzi stiamo cercando di vedere se è possibile recuperare o valorizzare dei sovrappassi che in parte sono già dei sottopassi che in parte in qualche modo sono già esistenti e che potrebbero essere ulteriormente recuperati. Anche a Borgo Maggiore il sottopasso pedonale esiste già, quindi in Borgo effettivamente uno c'è già. Quello, se fosse eventualmente ipotizzabile, nella zona che è stata chiusa, e cioè quello diciamo di fronte alle vecchie case popolari di Borgo Maggiore, ecco, l'uscita probabilmente non sarebbe così semplice o comunque la spesa sarebbe certamente consistente. Altro elemento che io voglio dire: qualunque sia la decisione che venga assunta dal Consiglio Grande Generale, di sicuro non riusciremo a rispettare i 6 mesi. Quindi io vorrei dire questo: l'impegno del Governo a mettere in massima sicurezza la superstrada c'è, a breve fra l'altro entreranno in funzione anche gli autovelox, quindi questa intenzione sicuramente c'è, c'è anche l'intenzione di razionalizzare le attuali strisce pedonali che esistono, eventualmente sopprimendo quelle che sono più pericolose, ma soprattutto invitando anche molti automobilisti che transitano sulle nostre strade ad andare più piano, perché se si rispettassero i diritti che hanno i pedoni di passare in tranquillità sulle strisce pedonali e i limiti di velocità, certamente molti degli incidenti
anche mortali che si sono verificati sulle nostre strade non si sarebbero verificati, quindi è chiaro che ci vuole un contemperamento fra questa esigenza e la possibilità di costruire troppi sovrappassi che in questo momento sarebbe difficile sostenere. Quindi c'è la massima disponibilità ad approfondire la tematica che è stata posta dagli istanti, c'è la difficoltà, questo non lo posso nascondere, di realizzare nel giro di un tempo breve molti sovrappassi o molti sottopassi pedonali, perché le finanze dello Stato oltretutto non ce lo permettono, oltre alla circostanza che, come dicevo prima, in varie zone in effetti della Repubblica già queste strutture esistono. Grazie.